Oggi la Scozia e poi il Veneto. Sì, sicuramente è molto vicina il Veneto. Noi siamo già indipendenti, basta non pagare più a questo paese che ci ha mai portato alla fame. L'entusiasmo dei separatisti scozzesi a pochi giorni dal referendum che potrebbe sancire lo storico divorzio tra il Regno Unito e l'isola degli Highlander contagia il Nord Italia e riaccende i fuochi indipendentisti in Veneto e Lombardia. Da sempre cavallo di battaglia della Lega Nord, negli anni la causa ha conosciuto nuove sigle e movimenti, ma oggi le varie anime del variegato universo indipendentista esaltano la grande opportunità che il popolo scozzese ha di decidere del proprio futuro. Per il Veneto potevano essere i due referendum sull'autonomia e sull'indipendenza promossi dalla regione con altrettante leggi, la 15 e la 16 del 19 giugno scorso, ma la strada è tutt'altro che in discesa, perché se il governo inglese ha permesso alla Scozia di convocare una consultazione sull'indipendenza, quello italiano ha impugnato le leggi approvate dal Consiglio regionale del Veneto, in quanto conterrebbero disposizioni in contrasto con i principi fondamentali indicati negli articoli 3 e 5 della Costituzione. La scelta dal governatore Zaia dunque è quella istituzionale, condivisa dalla maggior parte dei movimenti indipendentisti, unica voce fuori dal coro, la piattaforma plebiscito.eu, promotrice della consultazione online sull'indipendenza del Veneto dello scorso mese di marzo, poco dopo la quale un'inchiesta della Procura di Brescia portò all'arresto di alcuni presunti secessionisti. Questa indipendenza c'è nell'animo, ora bisogna crearla nel quotidiano, perché già abbiamo avviato una campagna di esenzione fiscale, però dobbiamo essere in grado ora di applicare anche una nostra fiscalità umana. Gianfranco Gatto, Sky TG24, Treviso.